Ciao ragazzi, benvenuti a tutti, eccoci con una nuova intervista di quelle che sto facendo ultimamente. Sto cercando di coinvolgere tutte le persone con cui abitualmente io collaboro e oggi parliamo di un argomento, come potete vedere, che è molto interessante, che è quello delle consegne a domicilio, perché in questo periodo le consegne a domicilio stanno venendo alla ribalta. Perché? Perché è proprio un periodo nel quale si sta sfruttando tantissimo, le persone sono costrette a casa, le persone lavorano da casa, quindi tutto quello che è il mondo degli ordini da casa, dell'ordine online, sta uscendo fuori alla grande. Per fare questo, ovviamente, avete visto che in questi giorni io sto invitando delle persone. Oggi ho invitato un'altra persona che si occupa, per certi versi, anche lui della consegna a domicilio, perché è il CEO di una società che costruisce software, che elabora software proprio per le consegne a domicilio e non solo, ma comunque sono molto importanti di riferimento in quel settore. Intanto ve lo presento, lui si chiama Andrea Barbagallo e entra con noi, eccolo qua. Ciao Andrea. Ciao Cristiano. Bene, grazie, tu? Beh, dai, diciamo, tra mille difficoltà come tutti quanti, però dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Ho fatto una piccola introduzione del periodo che stiamo vivendo, molto particolare, però siamo riusciti, molte aziende sono riuscite a trovare delle positività in questa situazione e soprattutto pizzerie e ristoranti nel nostro settore, che è quello della pizzeria in particolar modo, ma in generale della ristorazione, si è sviluppato tantissimo il settore del delivery. Voi siete un'azienda che si occupa per lo più, insomma, non so se per lo più, comunque tra le cose di cui vi occupate dello sviluppo dei software appunto per gestire queste situazioni. Ne vuoi parlare un po' tu, spiegare un po' chi sei, cosa fate? Assolutamente. Intanto saluto tutti coloro che seguono le tue interviste per Corsi di Pizza. Io come appunto mi hai presentato, quindi evito di farlo. Quello che stavi dicendo tu è corretto, nel senso che il nostro business principale è proprio lo sviluppo di programmi, di soluzioni per la gestione dell'asporto e del domicilio. Siamo nati proprio con una soluzione dedicata, tant'è che il primo nome del nostro software, tanto per fare un po' di storytelling, come fanno quelli bravi, era Pizzanet, perché chiaramente in Italia, se pensavi all'asporto e domicilio, per tradizione alimentare, ti veniva in mente la pizza. Perché uso un tempo passato e non presente? Perché poi chiaramente con la globalizzazione, con gli sviluppi, sono venuti anche da noi gli hamburger, si sono magari sviluppati a domicilio le piadine, le focacce e quant'altro, una serie di prodotti, il cosiddetto street food, per dirlo in una parola sola, e di conseguenza abbiamo cambiato il nome, che poi è diventato Delivery Net, proprio per improntare la soluzione di domicilio. Quindi quello che tu dicevi è assolutamente corretto. E la parola net, perché la nostra è una soluzione web cloud. Che cosa vuol dire? Che a differenza di molte soluzioni sul mercato che si chiamano client server, ma per non utilizzare questi paroloni che magari sono principalmente per gli addetti ai lavori, quindi ci sono soluzioni che si installano sul computer e di conseguenza per essere utilizzate bisogna essere di fronte a quel computer, quindi all'interno dell'esercizio, se parliamo di una pizzeria, no? Mentre invece una soluzione web cloud è una soluzione alla quale io posso accedere ovunque mi trovo nel mondo, da qualsiasi computer, tablet, smartphone, e posso chiaramente gestire il mio punto vendita, sia in termini passivi, cioè guardando le statistiche, che sono importanti per un imprenditore, ma anche inserendo un ordine da remoto. Quindi, per esempio, io posso inserire un ordine da casa e viene mandato in produzione direttamente in pizzeria. Quindi sì, noi proprio ci siamo concentrati su quelle che sono le soluzioni di delivery, asporto e domicilio. Poi dopo chiaramente abbiamo fatto anche la sala e tante altre soluzioni, ma adesso non vogliamo annoiare i tuoi ascoltatori con non si annoiano di sicuro. E in questo momento, proprio per tutta la situazione che stiamo vivendo un po' in tutto il mondo, è uscito molto fuori alla ribalta il discorso del delivery. Però leggevo su alcuni siti, un po' per prepararmi un po' a questa intervista che avrei fatto con te, che il mondo della consegna, il mondo del delivery dal 2019 rispetto al 2018 è aumentato del 56%, quindi vuol dire che c'è anche molta più attenzione, e questi sono dati riportati, guarda, te lo dico subito che ho un articolo qui davanti, sono dati riportati dall'Osservatorio e-commerce
B2C del Politecnico di Milano, quindi insomma direi che tutto sommato c'è un incremento enorme. Questo perché, secondo te, il nostro, quello artigianale, comunque non è un mondo molto tecnologico per certi versi, però come mai invece questo incremento del food in particolar modo, secondo te? Ma allora, intanto quando si parla di aumento di delivery e quindi di domicilio, si parla proprio dell'aumento, cioè della richiesta da parte dell'utente di ricevere del cibo a casa. E questa richiesta si può soddisfare con la tecnologia, ma anche senza la tecnologia, ovviamente. È chiaro che la tecnologia ti dà una grossa mano, questo è inevitabile, e di conseguenza più i numeri di chi fa delivery più sono alti e più la necessità verso la tecnologia aumenta. Sicuramente il delivery è una realtà in espansione da diversi anni, che però nell'ultimo anno, come dici tu, ha aumentato i numeri in maniera abbastanza importante. Proprio perché viviamo in una società frenetica, non abbiamo assolutamente più tempo per poterci preparare i pasti in casa, ma non soltanto nell'orario lunch, nell'orario pranzo, ma anche nell'orario sera. Anche perché preferiamo, magari, visto la freneticità, no, nelle città in cui viviamo, il lavoro e quant'altro, spendere magari del tempo con i nostri familiari, non più davanti alla cucina come si faceva una volta con le nonne, ma magari davanti a un gioco, alla Switch, a una serie TV, alla televisione. Cambia la società, cambiano i costumi, cambiano i modi. E quindi, secondo me, dimmi. No, scusa, vai. Dicevo, quindi, probabilmente queste potrebbero essere delle cause. Leggevo io un articolo qualche settimana fa, tra virgolette un po' futurista, ma secondo me non tanto distante dalla realtà. Ora non ricordo la rivista, e quindi non cito la fonte perché purtroppo la mia memoria non è il massimo, dove si parlava che nel 2030 probabilmente negli immobili non costruiranno addirittura più la cucina, cioè nel senso che la società sarà così incline a mangiare, a delivery, a mangiare fuori. Ma se noi ci pensiamo, ripeto, è futuristico, no? Però se ci pensiamo, quanti giovani oggi, quante donne giovani oggi sanno cucinare? Uno. Due, quante hanno voglia di cucinare? E quindi, se noi ci riflettiamo a quella che effettivamente è la società, non è così difficile pensare che questo articolo dicesse proprio una baggianata, passate il termine, no? Ovviamente. E quindi, secondo me, diciamo, le motivazioni della richiesta di domicilio sono queste. Poi, chiaramente, non possiamo non affrontare il periodo in cui stiamo vivendo, che ha dato, quindi i dati che tu leggevi sono del 2019, sicuramente nel 2020 saranno in aumento, perché purtroppo questa pandemia ci ha obbligato a stare a casa e di conseguenza ci ha spinto ancora di più sia al delivery, ma soprattutto alla tecnologia, non soltanto la tecnologia legata al delivery, che è quella che io da CEO di Alford chiaramente conosco bene, ma la tecnologia in generale, nel senso che i nostri figli hanno dovuto fare scuola elettronica, chiamiamola così, passate in la maggior parte dei lavoratori in Italia ha dovuto fare smart working. Tra l'altro, il nostro paese, anche in questi settori, come nel settore, diciamo, della ristorazione, non era prontissimo ad affrontare determinate realtà. E quindi, per venire a quello che sono invece magari dati che io conosco, quello che noi abbiamo riscontrato è stata una fortissima richiesta di tecnologia del delivery. Certo. Avanzata, nel senso, non tanto il software per la presa ordine telefonica che ti permette di non scrivere carta e penna, ma di digitare su un computer, addirittura di avere riconoscimento del telefono del cliente, ma parlo proprio di strumenti come app e-commerce, dove grazie anche qui a una cultura che nel 2019 quei numeri sono dati anche da queste piattaforme online, no? Chiaramente che hanno... Sì. Infatti, proprio a questo volevo arrivare. Volevo farti, scusa se ti interrompo, una domanda proprio su questo. Proprio rimanendo nel settore specifico della pizza, che poi insomma è ciò di cui io mi occupo principalmente, certo. Il dato paradossale è che, vedendo questi numeri che ci fornisce l'Osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, esce fuori che c'è stato un aumento impressionante negli anni della consegna a domicilio, dove la pizza la fa da padrone, perché la pizza è in assoluto, secondo queste statistiche, il prodotto più consegnato a casa. Però quello che riscontro io è invece un'arretratezza un po' del nostro settore
nei confronti della tecnologia, anche perché, e voglio arrivare proprio a quello che stavi, al discorso che stavi introducendo te, ci sono tantissimi portali che offrono la possibilità di fare questo servizio, di svolgere questo servizio, ovviamente hanno dei pro, ma hanno anche tanti contro. Ne vogliamo parlare? Sì, allora affronti un argomento a me davvero molto caro, perché da quando abbiamo costituito la nostra azienda noi cerchiamo di fare la cosiddetta cultura informatica, quindi comunicazione per dirla semplicemente, proprio per andare a dire ai nostri interlocutori, che siano già nostri clienti, che siano solamente dei prospect o dei lead o chiunque, anche semplicemente che si sta facendo una semplice chiacchierata con qualcuno, di soffermarsi su queste piattaforme, nel senso che da una parte ci sono delle positività, come dicevi tu Cristiano. Positività è sicuramente che nel momento in cui tu ti affacci, facevi da sempre asporto per esempio, o sala, e ti affacci al mondo del delivery non sapendo come organizzarlo, perché il domicilio è molto complesso, cioè a differenza della sala le variabili sono n di più, ma n non n5, n20, n10, ecco. E di conseguenza è molto comodo affidarsi in outsourcing, cioè all'esterno, da chi lo fa di mestiere, e dire ok, mi trattiene una forte percentuale sugli ordini, che è un punto negativo, però mi permetti di fare domicilio e mi permetti comunque di acquisire un determinato parco di clienti e un determinato fatturato che io altrimenti non riuscirei. Quindi come startup del delivery è sicuramente funzionale. Il problema che sorge dopo e che piano piano sta venendo fuori, e quindi quello che tu dicevi, è c'è comunque una cultura che va pian piano evolvendosi, è che il principale problema, al di là dei costi, dove io conosco degli esercenti, degli imprenditori che fanno l'80-70% del delivery con queste piattaforme, quindi sì, sì. Tu hai praticamente, permettimi di dire, hai un socio al 30%, al 15%, al di là ora faccio delle percentuali così, no? Che si sanno un po', che le sanno un po' tutti sul mercato, ma senza essere... Non stiamo facendo nomi, quindi... Non stiamo facendo nomi, e non li facciamo assolutamente, che però non è un socio perché non partecipa ai costi aziendali, non fa produzione, non, e quindi è un intermediario di ordini online in un caso, o un intermediario di ordini online e consegne in un altro, perché offrono un servizio equivalente, o ti fanno da intermediario dell'ordine online mettendoti sulla loro piattaforma di e-commerce, oppure ti danno anche i loro fattorini. Però quello che è sfuggito inizialmente, o che è sfuggito e che adesso appunto non sta più sfuggendo, è la proprietà dei clienti. Certo. Cioè gli esercenti non hanno più l'anagrafica del cliente, e un'azienda, correggimi se sbaglio Cristiano, un'azienda senza la proprietà dei suoi clienti non può ritenersi tale. Il patrimonio di qualsiasi azienda, che sia nel mondo del delivery della pizza, che sia in un altro settore merceologico, sono i clienti, no? Certo, certamente. Il patrimonio principale è quello. Il patrimonio principale, allora, è assurdo poi pensare, facciamo un esempio in maniera tale che siamo chiari con qualsiasi pubblico volesse vedere poi questa intervista. Cioè, il loro fattorino, perché molti poi il servizio comunque di consegna, giustamente, lo tengono in house, cioè lo fanno con i propri fattorini, perché è chiaro che se lo fai con i tuoi dipendenti, la cura nei confronti del servizio, della brand reputation, no? È maggiore. Senz'altro. Senza nulla volere alle piattaforme, è una cosa naturale questa, no? Che avvenga. Chi fa da sé fa per tre, cito un proverbio che mi diceva sempre mio nonno. E che sì, ma poi il cliente tuo ci tieni a far bella figura, insomma, con un tuo cliente. Esatto. Un rapporto diretto magari. Esattamente. Allora mi raccontavano alcuni che il loro fattorino arrivava a destinazione, poi citofonava, il cliente non rispondeva, non hanno la possibilità di chiamare loro il cliente, cioè devono chiamare il call center di queste piattaforme, che spesso e volentieri anche fuori dal paese, il quale chiama il cliente. Cioè voi capite che al di là delle proprietà dell'anagrafica, che è la cosa principale secondo me, ma è anche cioè si rischia poi di rovinarsi la propria cosiddetta brand awareness, cioè la propria faccia, la propria azienda. E quindi questi, diciamo, sono, credo, no, quei punti negativi che tu sottolineavi poc'anzi. Sì, quindi, per concludere, dimmi. No, dicevo, un'azienda come la tua,
rispetto a queste aziende, cosa ha da offrire in più? Ecco, esatto, noi possiamo offrire a tutti coloro che vogliono cercare di riprendersi, diciamo, il patrimonio aziendale, che sono i clienti, delle soluzioni di vendita online, quindi dell'e-commerce o delle app proprietarie, di conseguenza con logo, quindi con il nome dell'imprenditore, con il loro marchio, con le quali loro possono prendere ordini direttamente e quindi non necessariamente essere totalmente, diciamo, no, legati ad una o più piattaforme e di conseguenza tornare proprietari di anagrafiche. Tra l'altro, queste piattaforme possono essere, diciamo, utilizzate sia in maniera separata, no? Cioè, nel senso, hai la tua app col tuo logo, però continui magari a lavorare carta e penna o avere un'altra soluzione gestionale di cassa perché l'avevi prima e non si è intenzionato a cambiarla. Ma la cosa molto interessante è che queste piattaforme possono essere integrate in tempo reale con la propria soluzione di gestione cassa, nonché gestionale, nonché asporto, domicilio, sala. Cosa vuol dire il tempo reale, Cristiano? Spieghiamolo, perché si potrebbe fraintendere il tempo reale magari che l'ordine nostro arriva più veloce di quello di una piattaforma all'interno dell'esercizio, cioè si stampa l'ordine in maniera più veloce. No, non vuol dire questo in tempo reale. In tempo reale vuol dire che la piattaforma non può sapere la capacità di produzione della pizzeria e quindi quando un utente va sulla piattaforma e fa un ordine e segnala un orario a un prodotto, non sa se la pizzeria quell'ordine lo può evadere perché può produrre, perché è il forno libero per fare quell'ordine, e non sa se quella pizzeria ha terminato un ingrediente piuttosto, certo, che un intero prodotto di listino, cioè ha terminato il salame, la mozzarella e non può fare la... Sì, la come può succedere in tante serate? Come può succedere? Soprattutto se non gestisci il magazzino, ovviamente. Certo. Perché chiaramente con il nostro software poi è gestibile ed è anche automatico. Però, per tornare al tempo reale, che cosa vuol dire? Che da una, perché l'ordine online, per funzionare, deve essere unidirezionale. Cioè, che cosa vuol dire? Che il cliente, cioè io, sul mio divano, prendo in mano il mio smartphone, ordino da percorsi di pizza devo avere la libertà di decidere l'orario e quello che mangio, e quello che chiedo deve essere evaso, sempre e sempre, al 99,9% deve essere evaso. Se io faccio un ordine in un orario e di un prodotto che manca a magazzino, dall'altra parte bisogna essere costretti a chiamare il cliente e dire: siamo spiacenti, ma non possiamo alle 20, possiamo alle 20:30. Siamo spiacenti, abbiamo terminato i peperoni. Nel momento in cui il cliente si sente chiamare, allora il cliente dice: ok, allora faccio l'ordine telefonico e disinstalla l'app. Quindi intanto perdo il valore di quello che sto dando al mio cliente, che è un aiuto notevolissimo, ma soprattutto sono costretto a dire a fare una negazione. E tu mi insegni che nel commercio, nel marketing, nella comunicazione, la negazione mai. Ovviamente. Sì. No, questa è una cosa utilissima, perché tra l'altro consente di snellire tantissimo il lavoro proprio della gestione degli ordini, al punto addirittura di poter arrivare a gestire tranquillamente in remoto una pizzeria senza la necessità di avere un operatore telefonico, tra l'altro. Bravissimo. Queste app che voi sviluppate hanno avuto un'evoluzione tale da poter consentire veramente di poter far funzionare, non dico da soli, perché comunque la persona, l'operatore serve sempre, ma quantomeno di ridurre anche alcuni tipi di costi, tipo quello della persona che deve rispondere al telefono e gestire telefonate, ordini e quant'altro. In questo è un aiuto enorme. Assolutamente, ma non solo, quello che tu dici è sicuramente uno dei valori, diciamo, motivi principali, ma anche, per esempio, ridurre totalmente i disservizi, perché oggi che noi sappiamo tutti che nel mondo delle pizzerie c'è una forte abitudine di ordinare con la cosiddetta gestione delle varianti, cioè il cliente ha la libertà di aggiungere o togliere ingredienti liberamente. Nel momento in cui il cliente sta facendo un ordine al telefono, se anche tu hai un software e quindi sei sicuramente agevolato e sei sicuramente aiutato di non commettere errori, ma al telefono, invece di sentire l'aggiunta della cipolla di Tropea, capisci, non capisci la parola Tropea, perché la comunicazione ti interrompe, ad esempio, tu fai la pizza con la cipolla normale, quindi quella bianca, diciamo. Se il cliente l'ordine se lo fa con l'app e si può gestire le aggiunte in maniera autonoma, se sbaglia l'ordine, certo. È chiaro, no? Se sbaglia una pizza, e quindi questo vuol dire totalmente azzerare la possibilità di errore, quindi aumentare l'efficienza.
Esattamente, l'efficienza, bravissimo, bravissimo. Questo per esempio è un altro motivo. E poi mi viene da aggiungere un'altra cosa, permettimi, è il principale obiettivo che chi utilizza le nostre soluzioni fa, cioè il primo, non il principale è molto soggettivo, ma il primo è quello di cercare proprio di dirottare il maggior numero di ordini telefonici in ordini online, proprio per tutte, cioè sia per il motivo che hai menzionato te, che per quello che ho menzionato io e per tanti altri, chiaramente. Che poi avere, ritornando un po' al discorso dei dati, avere tutti quanti i dati dei nostri clienti, che rispettino sempre tutte le direttive che riguardano la privacy e tutto il resto, ma questo discorso lo affronteremo la settimana prossima, perché parleremo proprio di privacy con un avvocato che ci spiegherà un po', certo, alcune condizioni che si devono verificare per poter procedere. Certo. Tutto questo dando per scontato che noi siamo a posto con la privacy e tutto il resto, avere i dati dei nostri clienti ci consente anche di comunicare con i nostri clienti, non in maniera massiccia, per evitare ovviamente che si possano stufare, che quindi possano togliersi l'app oppure ordinare da altri, ma ci consente di fare email marketing, per esempio, di poter comunicare attraverso, non lo so, delle fidelity card, dei sistemi di fidelizzazione che possono essere a punteggio, ce ne sono tantissimi e si possono sviluppare con queste applicazioni. Oltretutto voi fornite una triangolazione, la definirei, tra il software, l'app e l'e-commerce, che ti consente sempre, comunque, in tempo reale, come hai appena detto, di poter avere l'immediatezza di quello che sta succedendo, che è un vantaggio enorme. Io mi sento caldamente di poter consigliare questo sistema soprattutto agli artigiani e soprattutto ai nuovi artigiani che si stanno immettendo nel mondo del lavoro delle pizzerie, perché questo non è il futuro, è già il presente, ed è un presente iniziato già da parecchio. Noi ci stiamo arrivando, piano piano, ma ci stiamo arrivando, e questo periodo che ha portato una serie infinita di negatività può essere visto meno negativo se si cerca di lavorare un po' in prospettiva. Nel senso, secondo me, la tecnologia è quello, ti deve aiutare a migliorare, non deve sostituire un lavoro di altri, ma deve aiutarti a migliorare. Io la vedo in non questa maniera. Non avrei potuto dire meglio quello che tu hai detto. Dalle crisi nascono le opportunità, sono, sì, quelle frasi fatte, ma che hanno un valore totale, e quindi concordo assolutamente con quello che tu hai detto. L'hai detto talmente bene che faccio fatica ad aggiungere altro. Allora aggiungi questo: io ti lascio un minuto in cui ti puoi fare uno spot per te, per la tua azienda, e poi ci salutiamo. D'accordo, va bene, grazie. Ma semplicemente cavalcando quello che stava appunto dicendo Cristiano, che consigliava caldamente a tutti le nostre soluzioni, effettivamente le consigliamo ovviamente anche noi, nel senso che semplificano tantissimo il lavoro, l'organizzazione all'interno dell'esercizio del punto vendita, e oggi come oggi, tra l'altro, aiutano tantissimo anche a seguire i presidi che siamo obbligati a seguire, perché abbiamo soluzioni fatte apposta per questo. Cito due su tutte: il menu elettronico e l'app del chiama clienti. Il menu elettronico, che può servire a chi fa sport con un mangia qui, o chi farà sala, perché apriranno le sale, per dare al cliente la possibilità di leggere il menu e non toccare un menu cartaceo, che chiaramente con questo problema è un problema, scusate il gioco di parole, ma anche ordinare direttamente dal tavolo, senza neanche che il cameriere vada al tavolo, attraverso questo menu che può diventare un ordine. E poi un'altra soluzione che mi viene in mente da dire è quella dell'app chiama cliente. Cioè oggi, quando dal 4 si è potuti rifare asporto, è chiaro che se io vado a fare asporto non devo far sì che comunque il negozio viene affollato, e quindi il cliente che fa l'ordine può attendere fuori o nel frattempo addirittura fare altro nelle vicinanze dell'esercizio della pizzeria, e ha un'app e viene chiamato dall'esercizio della pizzeria quando è pronto l'ordine, gli vibra, gli suona. Lui dice ok, è pronto l'ordine, va, ritorna, perché magari è andato a vedere il negozio davanti, la vetrina, e prende il suo ordine. Queste due cose credo che siano, tra virgolette, lo spot pubblicitario migliore che potessi fare per la mia azienda, in quanto sono sicuramente delle richieste che stanno arrivando in questo mese, diciamo in questi due mesi, e ne stanno arrivando tantissime. E sia di maniera meravigliosa, perché con me, per quanto riguarda la tecnologia, sfondi una porta aperta. Spero caldamente
che possa contribuire anche questa intervista, per quanto insomma non è che abbia questa ambizione, ma mi auguro fortemente che gli artigiani inizino a ragionare in una maniera, non dico totalmente differente, ma inizino a fare qualche modifica a un vecchio modo di lavorare e a dei vecchi preconcetti che ci sono purtroppo nel nostro settore, che impediscono a volte anche di poter andare avanti tutti quanti. Detto questo, Andrea, io ti saluto, ti ringrazio, grazie mille per avermi concesso questa intervista. So che mi stai anche benissimo in questi giorni, quindi ti lascio e ci sentiamo prossimamente. Spero, vediamo, insomma, mi auguro che magari possa nascere una rubrica, vediamo anche dall'interesse che può generare questa cosa, e noi ci sentiamo presto comunque. Grazie ancora e spero di vedere presto. Ok, grazie a te, ciao a tutti. Io per il momento ti saluto, ragazzi. Noi ci vediamo la prossima settimana con un'intervista ad un avvocato con cui parleremo di privacy, perché è un argomento molto molto interessante, e oltretutto, per far seguito a questa cosa di cui abbiamo parlato, la consegna a domicilio, penso che sia la persona migliore che ci può spiegare come ci dobbiamo comportare. Detto questo, vi saluto, vi lascio alle vostre cose, ci vediamo prossimamente con la prossima intervista. Ciao ragazzi, grazie mille.